Questa scuola è un simbolo perché non ha mai smesso di funzionare, neanche nei giorni più difficili seguiti al terremoto, e oggi rappresenta il desiderio e l'impegno per uscire da una provvisorietà durata troppo a lungo. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato il nuovo anno scolastico nel cortile della scuola primaria Mare del Ventre dell'Aquila, scelta come simbolo a 10 anni dal terremoto che colpì la zona. Circa 1000 studenti da 350 istituti hanno partecipato alla cerimonia tutti a scuola, insieme a numerose personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, accompagnati dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli. Sul palco è intervenuto anche il neo ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha sottolineato il ruolo degli insegnanti definendoli veri e propri eroi civili, ai quali si dovrebbe adeguare lo stipendio, anche perché, se buoni insegnanti sono costosi, i cattivi maestri costano molto di più, ha commentato. Da quest'anno tante novità all'Istituto Agrario Emilio Sereni di Roma, tra cui la nascita della Locanda del Pellegrino. Ecco l'intervista a Patrizia Marini, dirigente scolastica della scuola. Quest'anno abbiamo grandi novità all'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni. Innanzitutto, finalmente abbiamo avuto i permessi per edificare le cucine della Locanda del Pellegrino, grande progetto regionale a livello nazionale di laboratori territoriali finanziati dal Ministero. La Locanda del Pellegrino sarà un luogo di cultura enogastronomica, nella quale i ragazzi dispersi del territorio produrranno, trasformeranno e attraverso delle apette faranno uno street food in centro a Roma. Per noi è un momento di orgoglio perché questo luogo non è solo un luogo di produzione e trasformazione, ma è un luogo didattico, di incontro, nei quali i ragazzi si confronteranno in un locale che sarà completamente interattivo. Infatti dai tavoli e le pareti tutto sarà interattivo, con dei tavoli predisposti ad uso digitale completo, e sugli stessi tavoli potranno anche degustare i nostri prodotti e degustare i nostri vini. E abbiamo lanciato quest'anno per la prima volta la DOC Roma Bianca e abbiamo una vendemmia meravigliosa di vini biologici. Abbiamo avuto un incremento di alunni, soprattutto nel settore enologico, e questo ci fa estremamente piacere. Tutto quello che appartiene all'agroalimentare sta incrementando come posti di lavoro, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Dobbiamo difendere il Made in Italy e fare in modo che questo si affermi sempre di più. L'abbiamo visto nelle recenti manifestazioni nazionali e internazionali, quali ad esempio Vinitaly, in cui il nostro prodotto è quello più venduto e la maggiore produzione nel mondo ce l'hanno gli italiani, che hanno superato ampiamente i francesi. La scuola sta ricostruendo la memoria grazie alle insegnanti che riportano i ragazzi nel centro storico per ricostruire una memoria che non hanno. Sono le parole di Agata Nonnati, la dirigente scolastica della scuola primaria di Amicis dell'Aquila, simbolo del centro storico, accanto alla chiesa di San Bernardino, oggi spostata in periferia nel modulo a uso scolastico provvisorio, uno dei migliori tra quelli costruiti ormai 10 anni fa. Una struttura su 2 piani con una palestra, una mensa, e che ospita 394 studenti della primaria e oltre 150 ragazzi dell'infanzia. Oggi in questa scuola c'è la generazione terremoto, fatta di ragazzi che non conoscono l'Aquila com'era. Abbiamo accolto tutti i bambini, facendo rientrare anche chi era sulla costa. È stata una grande prova della tenuta della scuola come comunità, ha evidenziato la dirigente scolastica. Un modo per riaggregarci, per ritrovarci e stare insieme. È una scuola sempre aperta anche nel pomeriggio per le attività sportive. È una risposta che diamo al territorio. Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Maccarese. Il 23 settembre uno spettacolo teatrale per ricordare Salvo d'Acquisto, il vice brigadiere che si sacrificò per salvare 22 persone da una fucilazione nazista. Liceo Minghetti di Bologna, una scuola a porte aperte per accogliere i nuovi studenti attraverso la condivisione e il coinvolgimento. Istituto Einaudi di Roma, la scuola organizza dal 3 al 6 ottobre il primo hackathon dedicato al mare che si terrà sull'isola di Ventotene. Liceo Picasso di Pomezia, inaugurata l'aula arredata grazie al progetto Idee di Cartone, nato dalla sinergia tra il liceo artistico Pablo Picasso di Pomezia e 3 aziende del territorio impegnate nell'ideazione di oggetti di designer ecosostenibili.
Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. Gli studenti hanno scritto all'azienda delle famose penne BIC per chiedere che i loro prodotti diventino il più possibile compatibile con l'ambiente. Per tutte le notizie consultate il sito diregiovani.it.